Quaresima, terza settimana, giovedì. Tempo di Quaresima per ascoltare. Ascoltiamo oggi il lamento di Dio attraverso il profeta Geremia. Così dice il Signore. Questo ordinai loro, è un ordine, l'ascolto, ascolta la mia voce, il progetto. Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Ascoltare la voce di Dio. Per qual motivo? Per concludere un patto di amore, l'alleanza sponsale. Dio è un popolo. Il profeta deve registrare a nome di Dio che essi non ascoltarono i loro padri, sin dal tempo in cui, dice il Signore, li condussi fuori dall'Egitto. Anche tu ora parla loro di tutte queste cose, ma non ti ascolteranno. Alla fine dovrai dire loro, questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore suo Dio. È sparita la fedeltà. Si può mai contrarre un patto sponsale senza fedeltà? Senza fedeltà non c'è l'amore. Ascolta Israele, ascolta o non ascolta. Ascoltare o non ascoltare, la Quaresima è per una decisione importante. Bisogna scegliere il campo con chi vivere. Nel Vangelo di Luca Gesù sta cacciando un demonio muto. E dopo che l'ha cacciato, qualcheduno, altri parlano da parte sua. Gesù li sconfigge attraverso la parola di verità, il retto ragionamento e la lettura vera che la potenza di Dio vince l'uomo forte, il demonio, che credeva di dominare sull'uomo. Perché quando un uomo più forte giunge e gli strappa le armi in cui lui confidava, può spartire anche il suo bottino. È la sconfitta del nemico, l'avversario, che Gesù ha già sconfitto, allontanato quel demonio muto. Ma il mondo parla a nome del demonio. La conclusione di Gesù è perentoria, è netta. Chi non è con me è contro di me. E chi non raccoglie con me disperde o la vita o con il nemico la dispersione, la morte. Maria è il modello perfetto. Lei è il progetto di Dio, tutto puro e santo sin dall'inizio. E lei è tutta di Dio. Davanti al suo nome devono tremare i demoni. Maria porta Gesù.